Vediamo se questi ultimi 10 minuti ci regalano la vittoria. Giustamente le gare sono tante e lo Spezia ha giocato una buona gara in difesa. Uno Nzola veramente un grande attaccante, una grande forza. Igor male oggi, male. Brecalo, diciamo che è la prima volta che lo vediamo veramente non male, non male. Giustamente il cambio di giocatore è stato tanto. Vediamo se in questi ultimi 10 minuti la riprendiamo. Dai, dai! Quarta. Buonaventura, grande partita di Buonaventura comunque. Igor. Palla avanti Igor, non benissimo. No, insomma, dai. Insomma, dai. Biraghi. Dai, palla in avanti. Jovic, che come sempre, perché cazzo l'ha fatta entrare quel giocatore di merda? Non è uscito questo pallone adesso. Perché quando giochiamo con Jovic si gioca in 10, che finisce 1-1. Spero di no. Spero di no. Ancora Igor. Torna indietro da Terracciano. Terracciano. In avanti per Martinez Quarta, che ha fatto una bellissima partita. Gonzales si prende un fallo laterale. Ancora Quarta. Indietro ancora per Terracciano. Terracciano sicuramente andrà con una palla lunga. No, ancora per Quarta, credo. No, Gonzales. Gonzales indietro per Quarta. Ora non ci sono idee. Dodò, buona partita anche oggi. Brecalo molto bene. Attenzione, Jovic. Scavetto, no! Un gol fantastico di Jovic, non c'è riuscito. Ma che giocata sta l'area della Fiorentina. Verticale, verticale, verticale. Perché bravissimo qua Dodò a pescare. Sì, lo stavo infamando, sì. Forse porta bene. Mare Mascavetta, ma guarda quanto è mancato, un cazzo, un cazzo, porca puttana, angolo, è angolo, vediamo un po', controllo, poi vedi, prendendola d'interno la palla tende a uscire, e dai, proviamoci, su, proviamoci. Guarda Dragoschi, maledetto. Che palla gli ha preso a Biraghi? Maiale Eva. Entra Verde. Sicuramente ci sarà un po' di recupero, tutti sti cambi, queste perdite di tempo. Esce Nzola, il migliore dello Spezia. Maremma Spezia. Là dei gol che non sono poco ma sono tanto, dai, su, la sua via, presenza, no? Che dà fisicità, dà profondità, è il trascinatore assoluto della fase offensiva dello Spezia. Maremma Maiala, faccio un gol con più velocità in quale situazione di partenza allo Spezia. Biraghi lascia andare, poi butta una palla in avanti che non la prende nessuno. Lo prende lo Spezia. Attenzione, lo Spezia in avanti. Palla per Verde, Maremma Maiala. Palla nel mezzo, Duncan butta in avanti. 6 minuti di recupero. Che è lunga ancora, ragazzi. Brecalo sbaglia tutti. Baracca riprende la palla. Che cosa hai fatto, cazzo? Attenzione, vediamo se la prende Dodò, la prende Dodò, la prende Dodò, la prende Dodò. Con tutto quello che ha lo Spezia per difendere. Dai cazzo, forza! Dai, 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 Biraghi, palla nel mezzo. Bellissima. Duncan, dorme Duncan, dorme! Dorme Duncan! Cazzo!
Terracciano la para, salva la Fiorentina. Palla in avanti. Mamma mia, che scleri ragazzi, che scleri. Si stava perdendo sta partita, mi stava venendo un infarto. Igor, Gonzales, Gonzales in avanti, Brecalo. Ancora Brecalo. Brecalo allora dopo lo spavento alla Fiorentina. Dentro l'area Brecalo, si avvicina. Attenzione, Barak, no cazzo. No amore. Palla avanti, la Spezia, attenzione che c'è Verdi che è appena entrato, Biraghi, palla per Terracciano, Terracciano in avanti per Igor. Oddio, voglio morire. Quarta, Duncan non è entrato nel migliore dei modi, neanche Barak. Gonzales, Gonzales che può inventare, Brecalo, attenzione Brecalo, palla dentro, Madonna santa, e ora si buttano, ora cominciano a buttarsi in terra, eh? Ora cominciano a buttarsi in terra, e vai! Turkowski, vabbè comunque ci saranno, ci sarà il tempo di recuperare. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Guardate Duncan che cazzo ha fatto, ragazzi. Guardate che cazzo ha fatto, porca puttana. Vogliamo commentarla che proprio sbaglia completamente, perché c'è Terracciano che in piedi gli copre la figura e gli fa questo scambio. A quel punto se vuole calciare deve tenere basso, perché il portiere non sta. Sicuramente vai. Palla avanti, attenzione, Buonaventura. Mamma mia, dai, dai, dai ragazzi, dai, fino a fondo, fino a fondo. Biraghi cerca il calcio d'angolo da fallo laterale, palla dentro, per nessuno, ancora fallo laterale, dai, dai, no, 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 ste palle a cazzo, no, ste palle a cazzo, dai, palla dentro, Madonna. Quarta, Dodò, palla dentro, nel mucchio, Maremma bastarda. Sì amore, non lo so, non lo so, l'ha perso amore mio, non lo so perché l'ha perso. Biraghi, Brecalo, Brecalo nel mezzo, quarta, oh la bomba! Qua ha provato la conclusione da fuori area, vedendo chiaramente tutto lo Spezia schiacciato dietro. È chiaro che però è una scelta abbastanza proibitiva. La pazienza è sempre meno, no, per i giocatori viola di costruire qualcosa, perché il tempo passa e il nervosismo cresce. Lo vediamo anche dalla mimica dei vincitori. Ragazzi, ci sono anche i meriti dello Spezia. 17 tiri a 4 comunque. 17 tiri a 4. Però 4 in porta totali a testa. Quarta. Ah, bravissimo. Bravissimo quarta. Palla in avanti. Jovic. Attenzione, Buonaventura che ci crede sempre. Attenzione, la perde, no. Ancora nostra. Duncan, speriamo che non sbaglia. Dodò. Palla per Barak. Barak, dai, inventaci qualcosa, Barak. Palla, Madonna santa. Duncan sbaglia ancora. No, non sbaglia questo giro. Madonna, Madonna. Lo Spezia. Dai ragazzi, dai, 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 dai. 2 minuti ancora. 2 minuti ancora, Barak. Vediamo, palla dentro. Bellissima palla, niente. Lo Spezia oggi è in difesa molto forte. Via, sta facendo una grande gara in difesa lo Spezia. Ancora Barak. Attenzione, Brecalo. Brecalo sbaglia tutto. Fallo per lo Spezia. Ormai è più di nervi che non di resto. Poco più di un minuto alla fine. Non
è riuscita a trovare, diciamo, la situazione giusta, la palla giusta. Eh sì, ragazzi, che si deve fare? Ma è mancato sempre l'ultimo passaggio di intuizione. Lo Spezia si è chiuso molto bene, ha fatto grande densità dentro la propria area di rigore. Normale che anche i giocatori sono, che amore, grazie tesoro mio, qualche tiro in porta in più, però perdita di tempo dello Spezia, continua a perdere del tempo. Comunque ancora mancherà un paio di minuti, perché si è perso troppo tempo, non credo che faccia giocare solo i 30 secondi e speriamo nel miracolo degli ultimi secondi. Parla per lo Spezia, che ora perderà solo tempo, perché a loro gli va più che bene l'1-1 a Firenze. Nicolao dello Spezia, dove cazzo ho messo la sigaretta? Colpo di testa di Shomurodov, Duncan. Ma sta a vedere che non ci fanno lo scherzetto. Attenzione, niente, attenzione, Madonna santa. Jovic è lento come una merda. Biraghi, ormai pallonate. Attenzione, Jovic, niente da fare. Niente da fare, ragazzi. Mi sa a me che finirà così. Sempre ben piazzato, spingo avanti ancora Biraghi, veloce da Baracca. Biraghi, ultimo cross della partita, eccolo qui Wisniewski, manda via Martinez, quarta, non finisce ancora. Jovic sponda dentro, Nico Gonzalez non la trova, poi Bonaventura con l'aggancio magnifico, Dodò dentro l'area, scucchiaia dentro Baracca, rimane lì il pallone, ancora Baracca e la mischia, nessuno che riesce a agganciare, 97-15. Sta succedendo di tutto in questo finale. Cosa avrà fatto Bonaventura in area con quello stop e quello scarico? Ecco. Finisce qua. Fiorentina Spezia è storia. Fiorentina Spezia. Consecutiva la viola. Ci ha messo tutto quello che aveva. È andata così, ragazzi. Bravo lo Spezia. Perché comunque sia, ci abbiamo provato. Finisce 1-1. Vabbè, ragazzi, ci vediamo alla prossima partita. La prossima partita è importantissima. Ci vediamo direttamente in Polonia. Ciao a tutti da Leonardo.